Today we're starting a new occasional series looking at some of the great empowering stories of women in the Bible. Oggi iniziamo una serie occasionale guardando alcune storie delle donne che ci possono incoraggiare nella Bibbia. I'm grateful to Marco for giving me the opportunity to preach today. Ringrazio Marco che mi ha dato la possibilità di predicare oggi. I need to credit theologians Paula Gooder, Elaine Storkey and N.T. Wright for shaping my thinking. E devo dare credito ad alcuni teologi che sono Reverend Wright, Paula Gooder e Elaine Storkey che hanno formato il mio pensiero in questo caso. And I'm very grateful to you for your patience that you're putting up with me speaking in English and it being translated into Italian. Sono molto grata per la vostra pazienza che ha supportato il fatto che io parlo in inglese e dovete aspettare l'italiano tradotto. I know how difficult that is. So quanto sia difficile. Let me pray for us. Preghiamo. Father, I pray that today you would take my words and use them to your glory. Padre, io prego che oggi tu prenderai le mie parole e le userai. Open our hearts and minds that we might be challenged, changed and encouraged by your word. Apri le nostre menti che possiamo essere incoraggiati, cambiati e sfidati dalla tua parola. So that we might leave this place better equipped to be witnesses to your goodness, mercy and grace. In these short sentences. So that we might leave this place better equipped. Così che possiamo lasciare questo luogo meglio equipaggiati. To be witnesses to your goodness, mercy and grace. Per essere testimoni alla tua bontà, alla tua misericordia e alla tua grazia. Amen. Amen. Before we take a look at some of these remarkable women. Prima di andare a vedere più da vicino alcune di queste donne straordinarie, I want to talk a little about gender and patriarchy. Vorrei parlare un attimo di genere e di patriarchia. Patriarcato. But what I want to say first, more than anything, triple underlined. Ma quello che voglio dire prima di tutto è sottolineato tre volte. Is that I absolutely believe that the Bible is the word of God. Che credo assolutamente che la Bibbia è la parola di Dio. Inspired by Him. Ispirato da Lui. However. Tuttavia. I accept that it's been written by human beings, mostly men. Accetto che sia stato scritto per la maggior parte, cioè da esseri umani, dalla maggior parte uomini. And that it has come out of a certain cultural context. E quindi che è prodotto di un certo contesto culturale. Whenever we read the Bible, we come with three questions. Ogni volta che leggiamo la Bibbia, dovremo venire con tre domande. The first one is, what is the historical context in which the authors are writing? Il primo è, qual è il contesto storico in quale stanno scrivendo questi autori? And what does that tell us about them and what they're writing and why? E cosa ci dice per quanto riguarda cosa stanno scrivendo e perché? The second is, what does it actually mean? La seconda domanda, cosa significa? Quite often that means we have to go back to the original Greek. Spesso e volentieri significa che dobbiamo tornare proprio all'originale, il greco, l'ebraico. And look at several translations. E guardare più di una traduzione. In English we have dozens of translations. In inglese esistono molte, molte traduzioni. Not true in Italy. non è così in italiano. But there are many instances where we have mistranslations. Ma ci sono più istanze in cui ci troviamo con le traduzioni sbagliate. And I'm going to talk about one in a little while. E vorremmo parlarne di uno fra poco. And thirdly, we need to ask ourselves, what am I bringing
as I read this passage. E la terza domanda che dobbiamo chiederci è: cosa porto io quando leggo? What are my expectations? Quali sono le mie aspettative? My hopes, my fears. Le mie speranze, le mie paure. My personal baggage. Qual è il bagaglio personale che porto appresso? And how will that affect what I read and how I understand scripture? E come può avere un impatto su quello che leggo e come lo interpreto? Let's go right back to Genesis. Vogliamo tornare proprio all'inizio di Genesi. Genesis chapter 1. Capitolo 1. There we see God bringing order out of chaos through creation. E qui vediamo Dio che porta ordine dal caos attraverso la creazione. First he creates light, water and land. Prima crea la luce, l'acqua e la terra. And then he starts to populate the world. E poi inizia a popolare il mondo. First with vegetation, some of which we're told is seed-bearing. Iniziando con la vegetazione, alcune di quali porta seme. He looks upon what he has created and declares it to be good. Osserva quello che ha creato e lo dichiara buono. Then he fills the water with fish and animals. Poi riempie le acque con le creature, con i pesci. Again he blesses them. E poi li benedisce. And tells them to be fruitful. E gli dice di portare frutto. Next come the animals of the land. Poi ci sono gli animali sulla terra. Again they are created, blessed and told to be fruitful. E di nuovo sono creati, benedetti e viene istruito di portare frutto. Every living thing created is male and female. Ogni creatura vivente creato è maschio e femmina. The created order has gender. Quindi l'ordine creato ha un genere. And then in verse 27 we come to the glory of creation. E poi nel versetto 27 arriviamo proprio alla gloria della creazione. So God created humankind in his own image. Quindi Dio creò l'uomo a sua immagine. In the image of God he created them. Lo creò a immagine di Dio. Male and female he created them. E li creò maschio e femmina. Now here's the thing. Ecco il punto. If our being created in the image of God was nothing more than gender, se il nostro essere creato nell'immagine di Dio fosse stato solo una questione di genere, then the whole of creation is made in his image. Allora tutta la creazione è stato fatto nel suo immagine. But it doesn't say that. Ma non dice così. Only humans are. Sono solo gli esseri umani che sono creati nel suo immagine. And therefore our image bearing, e quindi il nostro essere a sua immagine, is something other than simply gender. Non si tratta semplicemente di genere. I have thoughts on what that might be. Ho delle idee su cosa potrebbe essere. But that's a whole other sermon. Ma quello è tutto un altro discorso. And see, there is no separation here of the two genders. E quindi vediamo che qui non c'è nessuna separazione tra i due generi. Created together. Creato insieme. Perfect equality. Un'equalità perfetta. Let's take a quick look at Galatians 3:28. Quindi andiamo a leggere Galati 3:28. There is neither Jew nor Gentile. Non c'è qui né giudeo né greco. Neither slave nor free. Non c'è né schiavo né libero. Neither male nor female. E non c'è né maschio né femmina. I suspect that's how we have come to know this verse. Immagino che è proprio così che abbiamo imparato questo versetto, se lo conosciamo. But it's a mistranslation. Ma c'è uno sbaglio di traduzione. What it actually says is. Quello che dice è questo. There is no longer Jew or Gentile. Non c'è più né giudeo né greco. No longer slave or free. Non c'è più schiavo libero. No male and female. E non c'è più uomo o donna. For you are all one in the Messiah, perché Jesus. Perché siete tutti uniti nel Messia, Gesù. Paul is writing
to a very young church in the context of a debate about male circumcision. Paolo sta scrivendo a una chiesa molto giovane nel contesto di un dibattito sulla circoncisione degli uomini. Some of the original Jewish followers of Jesus, alcuni degli originali seguaci di Gesù, ebrei, were saying it was necessary, dicevano che fosse necessario, to be classed as fully part of the church, per essere considerato pienamente parte della Chiesa, for the male converts to be circumcised, che gli uomini convertiti dovrebbero essere circoncisi. He's also writing within the cultural context where in the synagogue men would say this prayer. Sta anche scrivendo nel contesto ebraico in cui gli uomini nella sinagoga raccontavano questa preghiera. God, I thank you that I was not created a Gentile. Dio, ti ringrazio perché tu non mi hai creato gentile. A slave. Né schiavo. Or a woman. Né donna. He's desperate for these young Christians to realize. Paolo è disperato che questi giovani gentili possano rendersi conto. They are resurrection people. Che sono gente della risurrezione. People of the new creation. E quindi gente della nuova creazione. What was once, quello che era prima, has been turned upside down. È stato capovolto. He's saying Christianity isn't Judaism with a belief in Christ tacked on. Sta dicendo qui che il cristianesimo non è il giudaismo con una aggiunta di Cristo. And when he's talking about male or female, e quando parla di uomo e donna, he's quoting the verse from Genesis 1. Sta citando il versetto proprio da Genesi capitolo 1. He's saying that is how we were created. Sta dicendo ecco come siamo stati creati. And in terms of membership within the family of God, e quindi per quanto riguarda essere membro della famiglia di Dio, it's the same. È lo stesso. A membership no longer has the privilege it has come to have over the millennia. E essere maschile non ha più quel privilegio che nel passato era arrivato per noi. Oh, that that was true. Se fosse solo vero. Leggo. Quindi, Signore, grazie per essere stato il primo a testimoniare e segnalare la risurrezione. Da adesso e poi ci pensiamo noi. It doesn't mean that the ideal is genderless. Non significa che l'ideale è senza genere. It simply means it's irrelevant. Significa semplicemente non è più importante. Neither does it mean that within the kingdom we're identical. Non significa nemmeno che nel regno di Dio siamo identici. Neither does it mean we're complementary. Ma non significa nemmeno che c'è una visione di essere complementari. So why have we struggled with this? E quindi perché c'è stata una lotta in questo caso? It's down to a little thing called the patriarchy. Torna al discorso del patriarcato. And what do I mean by that? Cosa voglio dire quando dico questo? Patriarchy is a social system in which men hold primary power. Il patriarcato è un sistema sociale in cui gli uomini detengono il potere primario and predominate in roles of political leadership e predominano in ruoli di leadership politica, moral authority, autorità morale, social privilege, privilegio sociale and control of property e controllo del potere. And the Old Testament was definitely written in the time of a patriarchal society. Il vecchio, l'Antico Testamento è stato scritto proprio nell'era di un sistema patriarcato. Am I saying that's a bad thing? Sto dicendo che è una cosa cattiva? No. I'm saying it is what it is. Sto dicendo è così. And we should therefore read it for that.
that. E quindi dobbiamo leggerlo con questo contesto. If men were more important, se gli uomini fossero stati più importanti, and held the public space, e tenevano questo posto pubblico, and women were only significant inside the home, e se le donne erano solo importanti all'interno della casa, della famiglia, then of course the history written will be about men doing men stuff. Risulta che la storia che viene scritta riguarda gli uomini che stanno facendo cose che fanno gli uomini. Again, I'm saying we should read it for what it is, not what it isn't. E quindi sto dicendo di nuovo che dobbiamo leggerlo per quello che è e non per quello che non è. And before you start harumphing at me, e prima che hai cominciato a gridare verso di me, it's for this very reason. E proprio per questo motivo, I hold scripture to be true and dear. Che io tengo caro la scrittura e le considero vero. Because at a time when all other written narratives, perché in un'epoca in tutte le altre narrative, those of the Babylonians, for instance, tipo per esempio quelle dei Babilonesi, completely ignored the stories of women, ignoravano totalmente i racconti delle donne, in the pages of the Old Testament, nell'Antico Testamento invece, we find some remarkable and inspiring women. Troviamo delle donne straordinarie. God did not let women be written off or written out. Dio non ha permesso che le donne fossero ignorate e escluse. Later in the series we're going to meet some New Testament women. Più in là incontreremo delle donne anche del Nuovo Testamento. But today let me introduce you to the five daughters of Zelophehad. Ma oggi voglio farvi conoscere le cinque figlie di Zelophehad. Or to give them their own names. O per dargli ognuno per nome suo. Mahla, Noah, Hogla, Milca and Tirza. Come le tue? These five young women changed history for Jewish women. Queste cinque donne hanno cambiato la storia per le donne ebraiche. Let's read their story. Andiamo a leggere la loro storia. Quindi leggo da Numeri, capitolo 27, verso 71 a 8. Allora si fecero avanti le figlie di Zelophehad, figlio di Chefer, figlio di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manasse, delle famiglie di Manasse e figlio di Giuseppe, che si chiamavano Mahla, Noah, Hogla, Milca e Tirsa. Esse si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai capi e a tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno, e dissero: nostro padre morì nel deserto e non stava in mezzo a coloro che si adunarono contro il Signore, non era della gente di cuore, ma morì a causa del suo peccato e non ebbe figli maschi. Perché il nome di nostro padre dovrebbe scomparire dalla sua famiglia. Infatti non ha avuto figli maschi. Dacci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre. Mosè portò la loro causa davanti al Signore. E il Signore disse a Mosè: le figlie di Zelophehad dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli del loro padre e farai passare ad esse l'eredità del loro padre. Parlerai pure ai figli di Israele e dirai: quando uno morirà senza lasciare figli maschi, farete passare la sua eredità a sua figlia. The people of Israel had been wandering the desert for 40 years. Quindi gli israeliti stavano vagando nel deserto da 40 anni. They were now camped on the plains of Moab. Si stavano accampati sulle pianure di Moab. And about to enter the promised land. E stavano per entrare nella terra promessa. In the previous chapter, nel capitolo prima di questo, we see that God says to Moses,
Vediamo che Dio dice a Mosè: "It would be a good idea to know how many people there are." Sarebbe una buona idea sapere quante persone ci sono. So carry out a census. Quindi fai un censimento. Grazie. This was so. Questo era perché they could know who was still alive of the original Exodus. Potevano sapere chi era ancora vivo dall'esodo originale. And how many were second generation. E quanti erano invece di seconda generazione. So that the land could be divided according to the number of names. In modo che la terra potrebbe essere divisa secondo i numeri. The more land being given to the larger tribes, più terre verrebbero date alle tribù più grandi. And of course, smaller proportion to the smaller tribes. E in proporzione più piccolo per quelle più piccole. But according to the custom of the day, ma secondo la tradizione dell'epoca, the census was by ancestral name and men only. Il censimento veniva fatto solo per nome di antenato e solo uomini. It was expected that women would just be included with their male family. Si aspettava che le donne venivano semplicemente comprese all'interno con i loro membri familiari. Not by name, not by number. Né nome né numero. This was a problem for the five sisters. Questo era un problema per queste cinque sorelle. Their father was dead. Perché il padre era morto. They had no brothers. Non avevano fratelli. They had no other close male relatives. E non avevano nemmeno parenti stretti maschili. They would be left without land and inheritance. Sarebbero stati lasciati fuori sia per via della terra e senza eredità. I wonder what as women we would have done in that situation. Noi donne cosa avremmo fatto noi in quella situazione? Grumbled? Ci avremmo solo semplicemente lamentato? Found a husband? Any husband quick? Trovato un marito velocemente? Un qualsiasi? Possibly. Forse. But this is what the sisters did. Ecco invece quello che hanno fatto queste sorelle. They went to the meeting place. Sono andato alla tenda di convegno. This was the place where the Ark of the Covenant rested. Questo era dove l'arca del patto stava. A place where only high-ranking men were allowed. Dove solo gli uomini anziani, quelli importanti, potevano andare. And certainly not women. E sicuramente non le donne. And they stood before Moses and the other leaders. E si sono presentati davanti a Mosè e gli altri leader. To appeal against not the law, but the rule. Per appellarsi non contro la legge, ma contro il regolamento. And note, they went together, all five of them. Notate che sono andati anche insieme, tutti e cinque. They presented their father's credentials. Si sono presentati con le credenziali del loro padre. He had been part of the original Exodus. Era stato uno degli originali che sono nell'Esodo. He'd been a loyal Israelite. Stato un israelite leale. Not part of the insurrection. Non ha fatto parte di quelli che erano ribellati. And he died naturally. Ed è morto di vecchiaia, di cause naturale. Surely he was worthy of respect. Sicuramente era degno di rispetto. However, if the rule stayed as it was, tuttavia se rimaneva quel regolamento, then their father's name would be forgotten. Il nome del loro padre veniva dimenticato. And his heritage lost. E l'eredità persa. Simply because he had no son. Semplicemente perché non aveva figli maschi. But, say the sisters, ma, dicono le sorelle, he has five daughters. Ha cinque figlie. And in verse 4, they say to Moses, "Give us property among our father's relatives." In versetto 4 dicono: "Dacci una proprietà in mezzo ai fratelli di nostro padre." Since the link was between family name and land ownership, it was a good argument. Visto che il legame era fra nome di famiglia e eredità, era un buon argomento. And from the way they shaped their argument, e proprio per il modo in cui loro hanno presentato il loro argomento, we know that the sisters knew their history.
Sappiamo che queste sorelle sapevano la storia, the culture and its traditions, erano a conoscenza della loro propria cultura e tradizioni, and they knew the law, e conoscevano anche la legge. They were very clear, sono state molto chiare, that they were not questioning God's law, che non stavano mettendo in dubbio la legge del Signore, which they believed to be intrinsically fair, che credevano di essere intrinsecamente giusto. But questioning the way men had interpreted it. Ma stavano mettendo in dubbio il modo in cui veniva interpretato. That's why they were prepared to confront their leaders. Ecco perché erano disposte a affrontare il proprio leader and to point out the injustice. E di far notare questa ingiustizia. They must also have trusted Moses to listen. Credo anche abbiano, si sono fidati molto di Mosè che lui avrebbe ascoltato. And that cannot be underestimated. E qui non possiamo sottostimare questo fatto. What they were doing could have caused them enormous hardship. Quello che stavano facendo avrebbe potuto risultare in enormi difficoltà. And credit to Moses. E bisogna dare credito a Mosè. He not only listened, non solo ascoltato, but displayed vulnerability and astute leadership. Ma ha dimostrato sia la vulnerabilità che un leadership molto astuto. By admitting he needed the wisdom of God, perché ha ammesso che serviva la saggezza del Signore, and that it wasn't enough, e che non bastava, for him to lean on his own understanding, che si fidava della propria comprensione e conoscenza. And much to the amazement of everyone, e al stupore di tutti, God ruled in favor of the five sisters. Dio ha deciso a favore delle cinque sorelle. They were to be given property of their own among their clan. Bisognava dargli proprietà per loro, fra le loro famiglie. Even more importantly, ancora più importante, the ruling was to be universal from now on. Era una decisione che andava applicato da lì in poi per tutti. If a man died without sons, se un uomo moriva senza figli maschi, his daughters, le sue figlie, were to be given the inheritance. Dovrebbe ricevere quell'eredità. And even more radical, ancora più radicale, we see in chapter 36 of Numbers, in capitolo 36 di Numeri, vediamo, that the sisters were allowed to choose their own marriage partners. Che le sorelle potevano scegliere i propri mariti. Scegliere. Unfortunately, Moses didn't live to see the sisters inherit. Sfortunatamente Mosè non ha vissuto abbastanza per vedere le sorelle godere questa eredità. It fell to Joshua to ensure God's ruling was carried out. È stato a Giosuè il compito di vedere applicato questa decisione. And we can read about that in Joshua 17. E lo possiamo trovare, se vogliamo leggerlo, in Giosuè 17. This changed how women were treated in Jewish society. Questa decisione cambiava come venivano trattate le donne nella società ebraica. They no longer had to get married. Non più dovevano per forza sposarsi. In order to have their identity acknowledged. Per avere un'identità riconosciuta. It affirmed them as valued members of their clan. Li dava un valore come persone di valore all'interno della loro famiglia, in their own right as single women, proprio nella proprio diritto come donna single. So what can we learn from this story of the five sisters? E quindi cosa possiamo imparare noi da questa storia delle cinque sorelle? The first is about our identity. La prima riguarda la nostra identità. It's important that we see our identity. È importante che vediamo la nostra identità before God, davanti al Signore, and not bound by human convention. E non legato a convenzioni umane. Secondly, in secondo luogo, they knew their God. Loro conoscevano il loro Dio. Their boldness rested. La loro
boldness, coraggio in questo caso, loro coraggio. It rested on their knowledge and understanding. Era basato sulla loro conoscenza e comprensione. Not least their knowledge of God. Soprattutto quella conoscenza di Dio. They knew him to be just and fair. Lo conoscevamo come Dio giusto e retto. And a God who could be relied upon to come to their aid. È un Dio affidabile per poter venire a loro assistenza. We too should know our God. E anche noi dovremmo conoscere il nostro Dio. They were willing to confront injustice. Loro erano disposte a affrontare l'ingiustizia. They sought justice for themselves. Hanno cercato la giustizia sia per loro stessi. And for women to come. Ma anche per le donne in futuro. And we need to be the same. E noi dovremmo fare lo stesso. Like the sisters, we should not hesitate. Come queste sorelle, nemmeno noi dovremmo esitare. To confront injustice and challenge social norms. Ad affrontare e sfidare la giustizia e le norme sociali. Because in so doing, just like the sisters, perché in questo modo, come le sorelle, we might make a difference for generations. Potremmo fare una differenza anche per le future generazioni. And finally, we learn to be leaders. Per ultimo, impariamo a essere guide, leader. We learn what leadership looks like. Impariamo com'è questo leadership. The sisters showed leadership in their willingness to take a stand. Queste sorelle hanno mostrato le capacità di leader nel dimostrare disposti a prendere, essere fermi. Moses showed leadership. Mosè ha mostrato queste capacità in being prepared to listen, nell'essere disposto ad ascoltare and to change, e di cambiare. Both were willing to submit to God. Entrambe erano disposte a essere sotto Dio. Leadership is neither solitary nor gendered. La guida non è né solitaria né di genere. Neither authoritarian nor bombastic. Né autoritario né, non so, bombastic. Bombastic. Non lo dico bombastic. Boo. Non è autoritario. Leadership is shared, perceptive and open. La leadership, la guida è condivisa, è accetta e aperta. And when we live like this together as men and women, e quando viviamo così come uomini e donne, God's kingdom can come. Il regno di Dio possa venire. Amen. Amen.